Ciao ragazzi, bentornati sul canale o benvenuto se è la prima volta che passi da me, sono Tiziana. Voglio dirti subito che io non mi occupo di cucina sul mio canale, o meglio, non sono prettamente improntata per ricette, però oggi voglio condividere con voi alcune delle mie ricette che faccio settimanalmente, molto veloci e soprattutto economiche. Quindi spero, insomma, che possa essere, in qualche modo spunto per qualcuno. Io vi lascio al video e poi ci vediamo alla fine con i saluti e le conclusioni. Questa è la panoramica della verdura che ho portato a casa dal mercato. Ultimamente sto andando a prenderla al mercato perché mi trovo bene, poi trovo spesso bancarelle che hanno frutta e verdura a 99 centesimi al chilo. La frutta è a un prezzo a parte, ho pagato le mele e le pere 2 euro, sono 2 kg di frutta e a parte nel sacchettino bianco i pomodori secchi 8 euro al chilo, mentre 10 euro come avete visto è il prezzo della verdura. In dispensa ho a disposizione per la settimana dei fagiolini verdi, questi mi sono costati 1,19 euro al Lidl della marca Fresciona, sempre Fresciona 1,2 kg, 1,49 euro, sempre del Lidl che trovo molto comodo, gli spinaci porzionabili. Poi carote 45 centesimi 3, se non di meno, ora non ricordo. Dei pomodori, questi facevano parte di un cestino da mezzo chilo che li ho pagati 1,90 euro da Esselunga. Poi ho ancora a disposizione della lattuga, delle patate e per formaggi invece utilizzerò queste senza lattosio, sempre di Lidl. L'ho pagato 85 centesimi, mentre la ricotta l'ho pagata 99 centesimi, due ricottine. Io prendo queste piccole senza lattosio, ma insomma, voi se non avete problemi potete sicuramente ammortizzare la spesa e comprarla più grande. Spaghetti, utilizzo questa integrale della Combino, così come le farfalle, 55 centesimi a pacchetto. L'orzo, questo è venuto a costare biorzo 300 grammi, 89 centesimi, sempre di Lidl. Riso integrale, questo ho pagato 2 pacchi, quindi 1 chilo di riso integrale, 2,10 euro da Esselunga che era in offerta, quindi quando trovo queste offerte ne faccio un po' la scorta e mi trovo utile perché appunto si cucina in pochissimo tempo. Ora ci dedichiamo alle verdure. A pacchettino dentro 2 fogli di Scottex metto la rucola in modo che così non prenda umidità, non la vado a lavare, la laverò al momento in cui la devo utilizzare, così insomma mi rimane fresca per una settimana. Una piccola cosa che ho imparato relativamente da poco è quella di conservare le zucchine nel foglio di giornale, oppure potete utilizzare i classici sacchetti di carta del pane. Rimangono molto compatte. Anche questo, il giornale fa sì che insomma non si prenda l'umidità del frigorifero e vi dico la verità, mi durano anche 10 giorni senza alcun problema le zucchine in frigorifero. Biete, le bietole le vado a spuntare, le preparo per oggi a pranzo, quindi saranno la prima cosa che andrò a fare, li vado semplicemente a spuntare. Poi, una volta che vado a togliergli i gambi, vado a lavarla per bene con un pochino di bicarbonato nel lavandino. Gli faccio fare 2 o 3 lavaggi, poi quando la pulisco bene la scolo, la metto in pentola, come vedete, e la lascio cucinare un 10 minuti. Ora mi dedico a tutte le altre cose che posso fare, quindi mi vado a porzionare il porro che utilizzerò in 2 tipi di ricette, di cui una vedrete all'interno di questo video. Vado semplicemente a togliere la parte esterna, le cose che sono più dure, che non mangio, e lo faccio a tocchettini grandi, lo divido in 2 sacchetti. Ora mi dedico al cavolo. Il cavolo, visto che comunque è bello ma non è bellissimo, lo preparo subito. Dopo aver preparato le biete, comincio a togliere le foglie dal cavolo, inizio a togliere tutte le parti dure, poi a mano inizio a togliere le cime, scusate la mia spiegazione, le metto dentro lo scolapasta e dopodiché vado a lavarlo. È
Ecco, ora passo a lavarlo sotto l'acqua fredda, però questo è il primo passaggio che faccio. Lavo bene le cime, poi le metto in una ciotola d'acqua e ci metto una manciata di sale. Ho imparato questa cosa, del sale nell'acqua perché attira tutti gli eventuali insettini che ci sono dentro il cavolo e vengono a superficie, così insomma siete sicuri di aver pulito il cavolo alla perfezione. Dopodiché, lo vado a scolare e lo metto, lo sciacquo e lo metto in pentola a bollire per 10 minuti. Gli faccio fare un bollore, non lo faccio cotto cotto perché io poi lo devo andare a congelare e ci metto qualche goccia di limone così non annerisce. Lo vado a sbianchire, si dice in gergo sbianchire, però insomma io penso che sia per non annerirlo. Una volta terminata la cottura, lo metto in acqua ghiacciata, così mi rimane perfetto il cavolo e vi dico la verità, mi rimane in freezer per molto molto tempo senza alcun problema. Una volta raffreddato, lo faccio nei miei pacchettini, suddivido in pacchettini il cavolo e ce l'ho già pronto. Ora mi dedico ai peperoni e alla melanzana. I peperoni li vado a sciacquare e li metto sulla teglia, non li sbuccio, li lascio così e poi li vado a pulire. La melanzana invece, una delle due, me la preparo al forno. Vado ad incidere col coltello a mo' di scacchiera, la polpa, ci metto un pochino di sale e lascio perdere un pochino l'acqua per un 20 minuti. Dopodiché senza olio, perché preferisco così, visto che poi lo andrò a mettere anche a crudo, la faccio cuocere. Una volta cotta raccolgo la polpa con un cucchiaino e la metto nel boccale del frullatore perché andrò a frullare la polpa. Ora passo a pulire i due peperoni, come avete visto non li apro, quando li apro faccio cadere l'acqua in una ciotolina, raccolgo i semi e li vado a sbucciare molto molto semplicemente, è un passaggio molto veloce, però io adoro e trovo i peperoni al forno, buonissimi, quindi li preparo davvero molto molto spesso. Ecco, questo è il risultato della melanzana frullata, ci metto un goccino d'olio dell'aglio in polvere e la vado a conservare per la pasta che vedete nella ricetta più avanti. Mentre questa è la ciotolina, è il risultato dei peperoni, però non vado ad aggiungerci olio nient'altro, li lascio così al naturale. Il primo piatto che vi propongo è semplicemente un piatto unico, almeno per me è un piatto unico di pasta zucchine ricotta. Vado a preparare le mie zucchine semplicemente mettendole in padella e utilizzerò questa ricottina senza lattosio. Con un filo d'acqua le faccio cuocere. Quando sono cotte le frullo insieme alla ricotta. Aggiungo un pochino di sale e pepe se necessario e poi amalgamo con la pasta. Bieto le petto di pollo con pepe rosa, sono andata semplicemente a fare un petto di pollo con un pochino di pepe rosa per dargli un pochino di sapore. Per questo piatto vi avevo già fatto vedere in precedenza, magari metto qua il link sopra, della frittata come la preparo con le patate e sono andata a completare il piatto con delle verdure della bietola che era rimasta ieri e due o tre filetti di peperoni. Questa pasta invece è stra velocissima, soprattutto se ci prepariamo la crema di melanzana in anticipo. Cotta la pasta, amalgamo la crema di melanzana fatta ieri e aggiungo dei pomodorini secchi per guarnire. Questo risotto è super velocissimo, potete farlo proprio a mo' di risotto col brodo vegetale e far cuocere di più i finocchi. Io li faccio cuocere insieme al riso e mi trovo benissimo, insomma metto tutti gli ingredienti con il doppio dell'acqua e lascio cuocere. Una volta cotto vado a metterci una puntina di liquirizia e a me piace tantissimo questo risotto. Un'altra preparazione velocissima, vellutata di cavolo, questa l'ho fatta per la sera. Vado a mettere semplicemente con un pochino di sale, i cavoli che avevamo già preparato, il porro e una patata piccola, così per me è un piatto unico e poi guarnisco con i semi di chia e un filo d'olio.
Pasta e fagioli la faccio nella maniera più semplice che conosco. Utilizzo dei fagioli freschi, questi li ho messi a surgelare. Faccio un battuto di carote, sedano e cipolla molto molto grossolane perché mi piace mangiare i pezzi poi di verdure. Visto che anche questo per me è un piatto unico, aggiungo dell'acqua, metto un pochino di sale e lascio cucinare. È nella maniera più semplice per fare pasta e fagioli, però a me il risultato piace tantissimo. Una volta cotto ci vado ad aggiungere poi la pasta e gli spaghetti spezzettati. Orzo e verdure in padella. In una padella faccio andare zucchine e carote con un cucchiaio di pomodoro e poi a parte condisco con dell'orzo cotto. Pizzettine di melanzana, questa ricetta l'avrete vista sicuramente tantissime volte. Faccio in padella andare le fette di melanzana in grande un dito, quando sono cotte aggiungo del pomodoro, la mozzarella e il piatto è praticamente pronto. Ragazzi, io spero che il video vi abbia fatto piacere. Come avete visto, l'ho strutturato la prima parte con la preparazione che mi porta un pochino avanti quando compro le verdure nei 2 giorni successivi, insomma, il giorno stesso, il giorno dopo, a portarmi avanti con la cottura delle verdure in modo da non tenerle troppo tempo in frigorifero. Vi ho fatto vedere come conservo le zucchine e varie cose. Spero insomma che le mie idee, che non sono idee chissà che cosa, insomma, voi sapete che io ho una cucina molto veloce e soprattutto molto semplice. Però insomma, spero che questo video vi abbia fatto piacere. Se è così, fatemi sapere qua sotto in un commento. Se dovesse esserci qualche ricetta che vi interessa di più, che magari volete vedere bene il passaggio e non solo sentito dire, ma volete proprio vedere il passaggio per bene, fatemelo sapere qua sotto in un commento, così io poi magari vi giro la video ricetta e ve la posto. Detto questo, vi lascio alcune altre informazioni qua sotto nell'info box. Spero davvero di avervi fatto compagnia. Vi mando il mio solito bacione e ci vediamo al prossimo video. Ciao!